Eccoci Adri, ben ritrovati, sempre freschi come una rosa. Beh, freschi è una frase un po' forte, per la temperatura sì, quanto alla freschezza legata al riposo notturno e alle attività diurne da non compiere, lasciamo perdere e passiamo oltre, che è meglio. Soprassediamo come esatto, sulla esatto. Mancata multa, diciamo, per Calabria, per quel gestaccio nel derby, e invece... Su Geco le telecamere improvvisamente hanno colto quella, anzi neanche le telecamere, ma lo smartphone di un tifoso lo ha colto in un gesto estremamente nobile, si è fatto qualche tifoso juventino e quindi hanno pensato bene di multarlo, Adri. Ma sai, quando tocchi gli intoccabili, allora le sanzioni scattano, no? Perché purtroppo succede così. Quando diciamo due pesi e due misure, dico siete dei piangina, no? E la realtà, Calabria ha fatto un gesto identico, che è stato ripreso da tutti i giornali, eccetera, così, però ovviamente nessuno della procura si è ben guardato da indagare e quindi segnalare la cosa al giudice sportivo, perché di solito sono tutti gli osservatori allo stadio, no? Quelli della Lega che guardano, i dirigenti di Lega che guardano le partite, quegli arbitrali che guardano quello che succede, pronti a segnalare qualsiasi episodio dovesse essere contrario, anche alla pubblica decenza. Poi vediamo che un giocatore dell'Argentina praticamente sventola il cazzo durante la premiazione. Col guanto, praticamente. Esattamente. Sì. Vabbè, diciamo, Transeat, e qui invece Dzeko fa il gesto così, ovviamente punito. Io mi ricordo che quando ci fu quell'indegna gazzarra contro Conte a Torino da parte di Agnelli e compagni, nessuno... No, cioè tutti si guardarono bene da poter fare questo tipo di affermazioni. Mi ricordo che un giocatore dell'Inter pigliò una multa, una squalifica per una bestemmia, che ovviamente non andrebbe detta in campo, peraltro slovacco, quindi non oso immaginare se sia riuscito a dirla perfettamente in italiano, però ricordo anni fa sia Totti che Del Piero ripresi perfettamente in pieno da qualsiasi tipo di telecamera, da qualsiasi tipo di visuale, bestemmiare praticamente in faccia all'arbitro. Ovviamente anche in quel caso nessuno, no, pagò per questo tipo di... Perché Buffon, che si sentiva anche sì, molto vabbè, bene. Buffon si sentiva anche, specialmente durante il Covid, con la mancanza di spettatori, diciamo che il labiale da una parte, ma soprattutto il sonoro dall'altra, faceva pensare alla pubblicità della verdura Orto Mio, ma non era quello. Ed evidentemente devo dire che in tanti, no, hanno soprasseduto, invece su Geco sono andati tutti a pescare questo dito. Ma ormai ci siamo abituati. Andrei invece così. Per la dimissione di Trent Lange, cosa è? Ha scelto il giorno giusto. Se voleva cercare di fare qualcosa cercando di passare inosservato, ha provato a cercare il giorno della finale dei mondiali, così almeno si sperava che venisse fuori il trafiletto, eccetera, no? Cioè, quindi dopo il capo dei procuratori degli arbitri, che praticamente viene eletto tale quando era agli arresti domiciliari e viene pescato con le mani del sacco, non a rubare due mele, ma a smerciare qualche chilo di stupefacenti, e a modificare e a fare una serie di valutazioni sugli arbitri che gestivano e decidevano di fatto le carriere degli arbitri stessi, con ovvi impatti anche su quello che era l'arbitraggio, i favori a qualcuno. Adesso Trent Lange, che in primissima battuta ha detto non mi dimetto perché ho la coscienza pulita, poi durante una domenica di novembre invece decide di dimettersi cercando di evitare il clamore mediatico, però la cosa non passa inosservata. Se ti dimetti, forse qualche cazzo di colpa ce l'hai, e tutto il sistema arbitrale italiano è marcio, noi lo diciamo da anni, Calciopoli di fatto non è mai passata, questa sorta di sudditanza nei confronti di chi ha bisogno di favori c'è, l'abbiamo visto l'anno scorso, qualcuno ha alzato il ditino e ha detto deve succedere qualcosa che non è ancora successo, è puntualmente accaduto. Negli anni precedenti la Juve abbiamo visto che con le plusvalenze e quant'altro si guadagnava bilanci di un certo tipo, si guadagnava con quelle operazioni la simpatia e l'amicizia di tante società che poi di fatto non entravano in campo. L'altro giorno in live ricordavamo che l'Atalanta, l'onestissima Atalanta beccata con le mani nel sacco con Percassi che dice se esce questa carta si capisce che ho falsificato il bilancio, con tutte queste operazioni che ha fatto con la Juve, no? Con Romero eccetera eccetera, ha giocato 24 partite, l'Atalanta ha fatto 17 sconfitte e 7 pareggi con la Juve, no? Da quando c'è stato questo tipo di sistema e dati che emergono dalla procura, no? Che ha fatto questo tipo di indagini. Il Sassuolo invece in queste 24 partite ne è riuscito a vincere ben una, e quindi quando vedi queste cose qua di cosa ti stupisci se poi gli arbitri fanno quel cazzo che vogliono, ammoniscono chi vogliono e non espellono quando devono espellere qualcuno, il rigorino lo danno, qualcuno va al VAR, qualcuno non ci va, qualcuno gli audio dei VAR li perde, e quindi in queste condizioni riprendiamo un campionato splendido il 4 di gennaio con questa garanzia di avere un sistema assolutamente pulito, bilanci che funzionano e arbitri al di sopra di ogni sospetto. Garanzia, applausi, trasparenza, no? Perché siccome
Io ripeto, io ho la mia idea sullo scorso campionato, ok, sulla parte finale dello scorso campionato, ma è un'idea che ogni persona normale, diciamo, dopo aver ascoltato certe parole, certe domande, quantomeno si fa, no? Poi magari non è così, però è un'idea che ti viene in mente. Adesso, cazzo, però non mi aspettavo, capito, che dopo pochi mesi, di fatto 4 mesi, 5 mesi, uscisse tutto sto casino, no? Perché poi, caso strano, si citano solamente alcuni scambi con squadre tipo Atalanta, quelle piccoline, no? Suolo, Udinese. Però non si sono mai menzionati gli scambi Bonucci, Caldara, Higuain. Sì. No? No, ma bellissimo, Caldara 25 milioni. Cioè, vabbè, no? Di cosa vogliamo parlare? Ma va bene così, alla pari con Bonucci, che poi dopo un anno torna di là. Va bene, l'importante è quello. Ma prima o poi uscirà anche quello, Luciano, perché poi prima o poi le cose vengono fuori. Prima o poi usciranno le 6 passerelle finali dello scorso anno, no? Quando qualcuno, non potendo più vincere il campionato, ha permesso che succedesse questa cosa a qualcun altro. Prima o poi le cose usciranno. Noi quando dicevamo che c'erano delle cose fittizie, plusvalenze ridicole, lo diciamo da anni, con altre squadre venivamo presi per coglioni e per piangina, adesso la procura ha detto esattamente questo. Quando dicevamo che c'erano comunque due pesi e due misure, stesso gesto, Dzeko Calabria, uno punito, l'altro ha chiuso gli occhi. Quando dicevamo che gli arbitri erano marci, che c'era un sistema che non funzionava, di clientelismo e cose di questo tipo, adesso si dimette il presidente degli arbitri dopo che si è visto che il capo dei procuratori era praticamente diciamo al gabbio, e di quindi di cosa stiamo a parlare? Cioè, di cosa stiamo a parlare? È quello che si diceva, la verità. Come dici tu, basta, non occorre essere dei geni della lampada, basta avere semplicemente un po' di spirito di osservazione e vedere quello che capita, quello che dicevano milioni di tifosi come noi, sì, di fatto sta uscendo. No, perché se arrivi punto a punto non hai chance, nel senso che certo, o fai come sta facendo il Napoli, che magari da quella fine le vince tutte e quindi ha un netto vantaggio, se no se sei punto a punto tu non hai scampo, cioè sai già come va a finire, capito, in un modo o nell'altro. Caso strano, gli unici campionati punto a punto che abbiamo vinto di fatto sono stati quelli contro la Roma. Ok, quando gli altri erano a chilometri di distanza, se no non se ne ricordano. Ricordo invece tanti campionati punto a punto. Vabbè, ma lo stesso Napoli ne ha persi due, quelli punto a punto, no? Con quegli episodi particolari, la famosa partita Inter-Juventus a San Siro, no? Quindi di cosa stiamo parlando? Quel famoso Fiorentina-Napoli, cioè, devo dire, di situazioni ne sono capitate tante, no? E tutte sotto gli occhi di tutti. Poi c'è chi le vede e fa finta di non vedere, chi le vede e fa finta di non accorgersene, oppure chi le vede dice anche qualcosa ma poi viene preso per coglione, perché poi però i fatti poi alla fine con calma emergono tutti, dal primo all'ultimo. Adesso vedremo, adesso tanto poi faremo ancora video in particolare, ci stanno arrivando ogni giorno 4-5 pagine nuove dei documenti della procura di Torino, 4 pagine ieri, 2 pagine il giorno prima, stiamo leggendo tutto quello che hanno letto e quello che hanno scritto onestamente i vari, diciamo, responsabili che hanno fatto tutte queste analisi, ed emerge molto chiaramente un sistema perfettamente collaudato e perfettamente organizzato per poter inchiappettare tutti. E va bene, adesso vedremo cosa succederà. E va bene così, senza parole, come diceva qualcuno. Va bene, dai, poi domani o dopodomani, al più tardi, parliamo anche di quell'altra questione, visto che è stata rigettata, no? Poi la richiesta di trasferire tutti gli atti a Milano, quindi da, insomma, Torino a Milano. Curiosa anche questa richiesta, come se cambiasse qualcosa. Ma no, ma sai, quella possibilità lì c'è per poter fare in modo che si possano allungare i tempi, perché devono essere trasferite tutte le carte, tutto il lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Qualcuno punta ovviamente al fatto che le cose possono andare per le lunghe, se invece chiaramente l'indagine dovesse rimanere a Torino, le carte sono già tutte pronte, sono già state analizzate, le relazioni sono pronte, quindi non c'è altro tempo da perdere, e qualcuno ovviamente cerca di procrastinare al massimo la sentenza. Vedremo adesso, vedremo. 100%. Va bene, Andri, direi che abbiamo detto tutto, lasciamo poi ai ragazzi il modo di commentare sotto e vediamo di trovare qualche nuovo spunto di riflessione interessante. Ci sarà. Esatto, un saluto da Luciano e da Adri, un abbraccio a tutti, a presto, sempre Forza Inter. Sempre, sempre.